Noi ci occupiamo di portare benessere nelle aziende facendo prevenzione dello stress, lavoro correlato, facendo essenzialmente tre cose. La prima, valutazione dello stress, la seconda, lavorare sulla formazione e la terza, a livello individuale, quindi aiutando le persone, dando un servizio di ascolto psicologico principalmente per telefono e di quello che può essere anche debriefing post-traumatico in aziende in seguito a eventi particolari. La nostra popolazione è molto varia, sia in termini di professionalità che di età, anche proprio anagrafica delle persone. È stata un po' la molla che ci ha fatto pensare a questo progetto, One Week in Your Shoes, che ha portato le persone a scambiarsi di ruolo per qualche giorno, perché chiaramente non potevamo smontare tutto troppo a lungo, e a scoprire davvero molti vantaggi nel sapere cosa fa l'altro e poter collaborare in modo più fattivo con l'altro. Abbiamo introdotto Quick Stand, e quindi questo dispositivo polifunzionale che dà la possibilità, anzi incentiva, oltre a dare la possibilità, di alternare la postura assisa alla postura eretta, nel senso proprio di una persona che passa la vita sedentaria, cioè diciamo che previene di tutti i disagi che sono causati da un eccesso di vita sedentaria, specialmente davanti a un video terminale. Ha una visione migliore, quindi anche quello che è l'aspetto proprio dell'accomodazione degli occhi sullo schermo, le distanze più gradevoli, più meno affaticanti. Noi riteniamo che avere dei dipendenti in salute voglia dire anche ad avere un'azienda in salute, quindi sicuramente molto più prestanti in termini di performance, laddove naturalmente vengono richiesti numeri e obiettivi, piuttosto che in attività magari non propriamente indicate, dove il dipendente non è in salute e via dicendo. È una tematica molto importante di quanto sta prendendo piede l'idea di creare sempre più benessere nel mondo del lavoro dal punto di vista appunto occupazionale, benessere che è senz'altro di tipo fisiologico e fisico, quindi antropometrico, ma anche mentale, quindi l'aspetto organizzativo è molto importante e l'ergonomia appunto va a trattare sia l'aspetto mentale che organizzativo che antropometrico e biomedico. L'importanza del telelavoro è quella di costituire una vera e propria opportunità per le aziende che vogliano sperimentare progetti di telelavoro sulla base di accordi individuali, ma al di là anche di quelli che sono la cornice giuridica di riferimento, perché è soltanto un riferimento. Quello che è importante è la sperimentazione dei progetti attraverso proprio gli accordi individuali. Direi che il suo ruolo è un ruolo strategico, non solo operativo come siamo abituati a pensarlo e immaginarlo, perché conosce l'azienda nel suo dettaglio, conosce i piani e le strategie che il top management ha deciso per quell'organizzazione e quindi è in grado di supportarne il business, perché proprio conosce quello che poi dovrà concretizzarsi nella pratica. Tu hai un vantaggio per te e la città ti aiuta ad appoggiare questo vantaggio, cioè in qualche modo la città ti offre delle cose, ti lascia scegliere e tu li stai bene quasi senza accorgertene. ERA sta facendo e ha fatto negli anni tantissime iniziative. Abbiamo adesso l'obiettivo di metterle a sistema e di traguardare il futuro dandoci delle priorità. In questo piano di benessere vorremmo sicuramente omogeneizzare su tutto il nostro territorio, cresciuto negli anni e sicuramente che ha fabbisogni differenti. Il primo obiettivo, quando dobbiamo ragionare in un'ottica di benessere, è creare le condizioni, o comunque nel momento in cui si fanno delle azioni, stare attenti a queste condizioni, perché non bisogna incrinare
i naturali rapporti positivi o cercare di migliorare i rapporti negativi che inevitabilmente ci sono in un'azienda che ha delle persone che hanno una storia così importante, così lunga. Oggi con l'evoluzione di questi servizi stiamo investendo tanto sulla parte web, quindi sui servizi che possono essere utilizzati dai dipendenti delle aziende, non semplicemente soltanto in sede, ma anche in qualsiasi momento, con qualsiasi dispositivo, semplicemente con un accesso internet, senza una piattaforma, e si hanno dei servizi interessanti per quanto riguarda i corretti stili di vita, le abitudini quotidiane, che danno un pochino completamento a quello che è il progetto benessere, e per permettere soprattutto a queste aziende di poter dare il servizio a tutti i dipendenti. Io ho parlato di un'esperienza di gestione dei conflitti all'interno di un'azienda sanitaria, un'azienda molto grande di 8.500 dipendenti e di un servizio interno che tratta proprio i conflitti tra le persone che lavorano nell'organizzazione. Il lavoratore oggi deve assumere un nuovo ruolo, deve non solo eseguire le direttive aziendali, ma deve prendersi cura della propria sicurezza e della sicurezza dei propri compagni di lavoro. Questo ce lo richiedono le normative, ma ce lo richiede anche la più recente giurisprudenza, che ha espresso anche delle sentenze di condanna nei confronti di lavoratori che si sono resi negligenti rispetto ai propri doveri.